Salve a tutti e bentornati all'angolo della libraia. Oggi parliamo di Ashford Park di Karen Willing. Karen Willing è nata a Filadelfia, in Pennsylvania, nel 1977. Dopo aver affrontato gli studi di legge nelle prestigiose università di Yale e di Harvard, si è in realtà cimentata con la scrittura ed ha ottenuto un notevole successo con la serie del Garofano Rosa. Ashford Park è un suo romanzo stand-alone, autonomo rispetto alla serie che l'ha resa così famosa. Clemmy è un avvocato quarantenne di New York, il cui unico scopo nella vita è diventare socia nel più breve tempo possibile dello studio legale presso cui sta lavorando. Quando però la dorata nonna Eddie, si sta ormai avvicinando alla fine, Clemmy fa di tutto per passare la maggior parte del tempo possibile in famiglia con la nonna. È proprio in questa occasione che si rende conto per la prima volta che la storia della sua famiglia nasconde un terribile segreto. Decisa a ricostruire le proprie origini, Clemmy comincia ad indagare. La storia della famiglia Gillicott comincia a inizio Novecento nella splendida tenuta di Ashford Park in Inghilterra. Qui la nonna Eddie viene accolta, una volta rimasta orfana dei genitori, come la parente povera. Timida, castana, si lega comunque a doppio filo all'esuberante cugina Beatrice, bionda, bellissima ed evidentemente estremamente ricca. Le due vivono insieme l'infanzia, l'adolescenza e anche i primi anni dell'età adulta, fino a quando non si innamorano dello stesso uomo. Questa situazione rischia di compromettere per sempre il loro rapporto, fino a quando un evento straordinario non andrà a sconvolgere del tutto le loro vite, creando una sorta di nuovo inizio per l'intera famiglia. La Willig ha uno stile narrativo e la struttura del romanzo richiamano molto quelli di Kate Morton, quindi si tratta di un mystery a sfondo storico e con delle descrizioni notevolmente accurate. L'intreccio è un intreccio solido e ricchissimo di colpi di scena, con cui effettivamente l'autrice riesce a tenere il lettore avvinto dalla prima all'ultima pagina. Per cui è un romanzo che mi sento senz'altro di consigliare a tutti gli amanti del genere. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi. Ci ritroviamo presto all'angolo della libraia. Ciao!